Siamo nello studio Mangiarotti, Angelo Mangiarotti, autore di tantissimi progetti e anche di un best seller, di un long seller per vistosi quale Giogali. Siamo con Anna Mangiarotti, la figlia, e chiederei subito ad Anna proprio questa filosofia progettuale dello studio di Angelo, ma che poi è passata ovviamente anche a lei. C'è proprio un percorso progettuale e una metodologia di lavoro nell'entusiasmo dello studio della materia e di trovare nella materia il massimo della sua esposizione. Per cui questo direi che proprio nell'Angelo Mangiarotti è una filosofia. Credo che sia indispensabile per il progettista, per il design, avere un rapporto interessante con chi commissiona. Può avere tutte le bellissime idee, però se non c'è un feeling, un'interpretazione e poi una gestione della staff di persone che lavorano nell'ufficio tecnico dell'industria. Nel caso di Vistosi mi sembra di aver avuto un buonissimo rapporto e soprattutto una grande collaborazione. Un concetto molto evidente nello studio di Mangiarotti è questo lavoro quasi per famiglie di forme, no? Come si esprime anche nel design? È molto molto evidente in una serie di tavoli che sono stati fatti, tantissimi, in cui c'è sempre l'elemento ricorrente, per cui varie forme con un giunto unico. Un codice genetico unico. Ed è proprio una sua filosofia, lo si vede anche in architettura perché in realtà c'è sempre il giunto, il montaggio, si ripete n volte. Giogali è direi un esempio di design molto semplice e molto interessante, perché negli anni Angelo Mangiarotti è andato a lavorare, è andato a perlustrare tutte le varie Murano, dove si poteva direi trovare qualcosa di interessante per poter far scaturire con la semplicità, credo, dell'artigiano, per cui qui ci si trova davanti a una situazione molto molto semplice. Sono delle bacchette di vetro che vengono collegate in modo direi esemplare dall'artigiano. Un elemento diverso dall'altro. Un elemento diverso dall'altro, con la possibilità di poi comporre oggetti svariati, perché noi abbiamo i lampadari, ma possiamo anche fare delle grandi cascate di vetro. Puoi utilizzare come se fossi tu in realtà che progetti e fai dell'oggetto quello che vuoi. Molti architetti contemporanei che fanno delle composizioni, delle cascate, delle sculture di vetro con Giogali preservano in un certo senso questo progetto originario, è così? Penso di sì, perché ho visto anche pubblicato ultimamente proprio un'intervista, non mi ricordo più l'architetto, ma che nei suoi arredamenti aveva utilizzato. Questo però è un grosso rispetto, perché c'è il rispetto dell'artigiano e il rispetto dell'industria. Ecco, dell'idea, per cui e poi la semplicità, perché se ne possono fare veramente tanti, forme diverse. Questo è del 67, no? Quindi questo alla è del mia 67. Età. Invece è questo che è la forma tridimensionale del 2005. Esatto. Ma io credo che comunque quello che dà più sensazione sia quello più semplice. Questo ha una possibilità in più, sempre con la stessa direi semplicità di costruzione, sono due ganci, si possono comporre e diventano una rete molto più spessa e molto più fissa, direi, e meno delicata. We'll be right back.
una lampada recente che Nebula, che nasce da una precisa richiesta: contenere una sorgente risparmio energetico con una forma, potremmo dire, a fungo. Un'attenzione nella semplicità della forma alla materia, per cui una tonalità calda e lattiginosa, che è la base, e la parte invece dove verrà esposizione della luce più chiara, questa poi verrà applicata al soffitto, per cui ci sarà questa fluidità della luce. Qui c'è stato un interesse, direi, di lavorativo con l'ufficio tecnico e noi, proprio per poi cominciare anche a inserire, visto lo spessore della lampada, luci a risparmio energetico. Però dal disegno sembra il basamento molto più alto. E poi è stata cambiata, per cui è stata cambiata perché c'erano poi tutti dei meccanismi per cui ricordava un po' un'altra lampada, e allora si è arrivati, è stato abbassato, abbiamo messo questa, appunto, sarà a plafone, e poi tutti questi accorgimenti, tutti gli stondini, tutti questi piccoli sono stati studiati anche poi nella realtà di un cassero, per cui un cassero che poi verrà mantenuto per tantissimo. E allora direi, in una forma semplice c'è tutto un contenuto: industria, collaborazione, materiale e risparmio energetico.